Dal 2011 il premio Morrione sostiene e promuove il giornalismo investigativo in Italia, in particolare con alcuni eventi a Torino che sono anche l'occasione, insomma, per mettere insieme giornalisti e organizzare incontri molto intriganti, come ad esempio quelli del programma del 28 ottobre al Circolo dei Lettori che vado ad esplorare. Un'occasione veramente unica. Hanno creato dentro di me un'urgenza. Cioè Assange è accusato per aver fatto il giornalista. Il nome di questa edizione è War News, l'informazione in guerra. È uno degli incontri del 28 ottobre, proprio dedicato agli inviati di guerra. È stato moderato da Giulia Bosetti, che è giornalista, ma anche parte del direttivo del premio Morrione. Le abbiamo chiesto intanto qual è l'importanza di un premio del genere, ma anche quanto ci servono i giornalisti in guerra. Io credo che abbia un'importanza cruciale perché in Italia si investe pochissimo nel giornalismo d'inchiesta e ancora meno nel giornalismo d'inchiesta dei giovani. Quindi è un'occasione veramente unica per investirci non solo in termini economici, per aiutare, per sostenere, ma anche per investirci con quelli che sono gli ingredienti fondamentali del giornalismo, il tempo, la passione e anche la possibilità di avere accesso a dei tutor, a dei professionisti che accompagnano i giovani giornalisti nel loro percorso di lavoro. La guerra in Ucraina è una guerra che è stata raccontata non solo dai giornalisti, ma anche dai cittadini, anche sui social, ed è stata una guerra che non è stata combattuta soltanto dal punto di vista militare, ma anche dal punto di vista dell'informazione, con l'infowar, con la propaganda. E quindi in questo senso credo che in realtà il ruolo dell'inviato sia stato ancora più centrale, perché ha permesso sul territorio di smontare la propaganda, di far fronte quindi a tutte quelle narrazioni che venivano fatte e di farlo dal campo, dal territorio, raccogliendo la testimonianza e portando la testimonianza diretta di chi c'era. Un altro incontro è dedicato alla figura di Julian Assange, fondatore di Wikileaks, piattaforma dalla quale vennero resi pubblici numerosi documenti riguardo all'atrocità dell'esercito statunitense in Iraq. Da allora Assange è perseguitato dalla giustizia e si trova attualmente in carcere nel Regno Unito. All'incontro era presente anche il padre di Julian Assange e la giornalista Stefania Maurizi, che ha dedicato molti anni ad investigare su Julian Assange e sulla sua storia, appena pubblicato un libro intitolato Il potere segreto. Io ho dedicato 13 anni di lavoro giornalistico investigativo a questo caso. Perché così tanti? Innanzitutto perché ho lavorato ai documenti segreti, a tutti i documenti segreti di Wikileaks, che sono, ripeto, di importanza unica, perché mai prima di queste rivelazioni noi abbiamo potuto avere accesso ai documenti, ai report dal campo di una guerra, proprio mentre la guerra si dipanava, mentre avveniva. Allo stesso tempo sono rimasta molto, molto angosciata dal trattamento che ha subito sia Julian Assange, sia l'organizzazione che dopo Wikileaks, l'organizzazione giornalistica, dopo aver rivelato questi documenti nel 2010, è entrata in un'inchiesta del governo americano da cui non è più uscita. Questi due fattori, le atrocità che emergevano dai documenti e il trattamento veramente, veramente crudele, veramente inaccettabile in una democrazia, a me hanno creato dentro di me un'urgenza, non solo a lavorare a questo caso, non solo a lavorare ai documenti, non solo a cercare di ottenere tutte le carte del caso, ma anche a raccontarlo in modo comprensibile all'opinione pubblica per far scattare l'allarme e dire: guardate, qui sta succedendo qualcosa di estremamente grave. E se noi perdiamo questo caso, sarà un effetto domino devastante sulla libertà di stampa e sul diritto dell'opinione pubblica di sapere cosa fanno i nostri stati nel buio del segreto. A moderare questo incontro è stato il giornalista Vincenzo Vita. A lui abbiamo chiesto perché è così grave la persecuzione ai danni di Julian Assange, perché è così importante difenderlo. Wikileaks, che nacque nel 2006 con un'intuizione formidabile proprio di Assange e dei suoi più stretti collaboratori, viene fondata questa struttura non profit, che comincia con un sistema di criptaggio, di utilizzo di centinaia di computer in giro per il mondo, a indagare, scavando, sulla
malvagità dei crimini di guerra. Iraq, Afghanistan, ma poi Guantanamo, altre cose micidiali, vicende africane. E l'accusa fatta ad Assange è l'accusa di cui si dovrebbe invece andare fieri nella attività giornalistica, cioè di avere svelato cose che i vari poteri statuali volevano tenere nascoste. Cioè Assange è accusato per aver fatto il giornalista. Perché c'è in atto nel mondo, e non solo in questa vicenda, c'è in atto una restrizione degli spazi del diritto di cronaca, della libertà di informazione. E Assange è una sorta di capro espiatorio, cioè attaccare e condannare Assange, che viene descritto come il nemico pubblico, no, delle democrazie, diventa l'ammonimento per tutti coloro che fanno questa attività. E quindi noi abbiamo fatto questa iniziativa all'interno del premio Roberto Morrione, ringraziamo Mara Filippi Morrione e chi ha organizzato il premio per averci dato questa opportunità, per dire attenzione, se si attacca e se si condanna Assange si crea un precedente drammatico. La novità poi di questa sera, ed è bello raccontarlo, è stato emozionante, è il gesto molto nobile che ha fatto il presidente dell'Ordine dei giornalisti Carlo Bartoli, che ha consegnato a John Shipton, il padre di Assange, la tessera d'onore dell'Ordine dei giornalisti italiano. Però il gesto stasera ha voluto dire attenzione, perché voi state attaccando tutta una categoria, così come è importantissimo che ci fosse Giuseppe Giulietti, il presidente della Federazione della Stampa, perché l'FNSI, insieme alla Federazione Europea e a quella internazionale dei giornalisti, ha preso una posizione nettissima. Abbiamo anche formato un comitato che si chiama La mia voce per Assange, abbiamo trasmesso qui 4 video, sono già più di 80, di personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, premi Nobel, che hanno premi Pulitzer, che hanno fatto una dichiarazione per Assange, per la sua libertà. Sta crescendo quindi un movimento d'opinione, deve crescere sempre di più e creare quel clima che finalmente rovesci la tendenza che fin qui vi è stata.